in questo numero del Salus TG. L'annuncio: eliminato l'HIV nel secondo paziente al mondo. Grillo: nessuna secessione, non penalizzeremo il Sud. A Padova, trapiantato il 20% di fegato, organo rigenerato in 15 giorni. Eccezionale il risultato dalla ricerca contro l'AIDS. Il secondo caso al mondo di un paziente con HIV che ha raggiunto la remissione completa dopo un trapianto di cellule staminali è descritto in un articolo pubblicato su Nature. Sebbene il paziente sia rimasto finora in remissione per 18 mesi, i ricercatori britannici del University College di Londra avvertono che è ancora troppo presto per dire che è guarito dall'HIV. All'uomo, che ha scelto di restare anonimo e per questo nominato il paziente di Londra, era stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin avanzato nel 2012. Per trattare il tumore ha ricevuto un trapianto di cellule staminali ematopoietiche da un donatore con due copie dell'allele CCR5 delta 32. L'uomo ha avuto solo una lieve reazione al trapianto di cellule staminali. Nessuna secessione dei ricchi, perlomeno fino a quando ci sarò io. Non verrà fatto nulla che potrà penalizzare le regioni del Sud. A dirlo è la ministra della Salute, Giulia Grillo, intervenendo sul regionalismo differenziato chiesto dalle regioni del Nord. Un frammento di fegato da donatore vivente, appena il 20%, per restituire una speranza a un uomo inoperabile, con metastasi epatiche da tumore del colon. È l'eccezionale intervento chirurgico eseguito in prima mondiale su un uomo di 47 anni all'azienda ospedaliera di Padova, descritto da Umberto Cillo, direttore della chirurgia epatobiliare dei trapianti epatici. Il frammento trapiantato a fianco del fegato malato si è rigenerato in soli 15 giorni, sottolinea il chirurgo. A questo punto, dopo 17 giorni, abbiamo potuto rimuovere in laparoscopia il fegato malato. Si tratta del secondo intervento di questo tipo realizzato nel mondo da donatore vivente e del primo in laparoscopia. Il paziente è già tornato a casa.